La parola quotidiana di Dio. In passato, tanti effettuavano la ricerca con grandi ambizioni e pieni di nozioni, e lo facevano in base alle proprie speranze. Ma tralasciamo tali questioni per il momento. L'importante ora è trovare un modo di fare pratica che permetta a ciascuno di voi di mantenere una condizione normale davanti a Dio e di liberarsi gradualmente dalle catene dell'influenza di Satana, cosicché possiate essere guadagnati da Dio e attuare sulla terra ciò che Egli vi richiede. Solo così potete realizzare le intenzioni di Dio. Tanti credono in Dio, eppure non sanno che cosa desideri Dio, né che cosa desideri Satana. Il loro modo di credere è confuso, non fanno altro che seguire la corrente e quindi non hanno mai avuto una normale vita cristiana. Per giunta, non hanno mai neanche avuto relazioni personali normali, tantomeno una relazione normale con Dio. Ciò ci mostra che le difficoltà e i difetti dell'uomo e gli altri fattori che possono contrastare la volontà di Dio sono tanti ed è sufficiente per provare che l'uomo non si è ancora messo sulla giusta strada della fede in Dio, né ha avuto accesso a una reale esperienza di vita umana. E allora, che cosa vuol dire mettersi sulla giusta strada della fede in Dio? Mettersi sulla giusta strada vuol dire essere in grado di placare il proprio cuore davanti a Dio in qualsiasi momento e avere una normale comunione con Dio, arrivando gradualmente a comprendere che cosa manca all'uomo e acquisendo pian piano una conoscenza più approfondita di Dio. Così facendo, il tuo spirito, giorno per giorno, acquista una nuova capacità di comprensione e una nuova illuminazione. Il tuo desiderio aumenta, tu cerchi di accedere alla verità e così, ogni giorno, c'è una nuova luce e una nuova comprensione. Facendo questo percorso, ti liberi gradualmente dall'influenza di Satana e hai una crescita di vita. Chi fa ciò è sulla strada giusta. Valuta le tue esperienze reali ed esamina il cammino di fede che hai intrapreso. Se ti confronti con quanto detto finora, senti di essere sulla strada giusta? In quali cose ti sei liberato dalle catene di Satana e dalla sua influenza? Se devi ancora imboccare la strada giusta, significa che i tuoi legami con Satana non sono stati recisi. Se le cose stanno così, può il tuo tentativo di amare Dio portarti a un amore autentico, dedicato e puro? Dici che il tuo amore per Dio è incrollabile e sincero, eppure non ti sei ancora liberato dalle catene di Satana. Non stai prendendo in giro Dio così? Se desideri arrivare a una condizione in cui il tuo amore per Dio non sia adulterato da nulla, se desideri essere completamente guadagnato da Dio e far parte del popolo del suo regno, allora prima devi imboccare la strada giusta della fede in Dio.